Fa sul serio il Bologna per Ibra e lo svedese ha apprezzato il viaggio di Di Vaio a Los Angeles per convincerlo. Entro metà dicembre la decisione, il Milan spera ancora. Nelle ultime 3 settimane sono stato limitato dall'infortunio, non c'è stata polemica da parte mia nel cambio. È stato creato un caso, dice Cristiano Ronaldo chiudendo la polemica dei giorni scorsi. Buonasera, buonasera a tutti, ricomincia la settimana, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News, trasmissione dedicata nella prima parte ad Ibrahimovic che potrebbe approdare di nuovo in Italia, al Bologna o al Milan. Ne parleremo con Lorenzo Di Benedetto, buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. E Ivan Cardia, ben ritrovato. Buonasera, buonasera. Ci siamo incontrati questa mattina nella sede della Lega Pro a Firenze a margine di un incontro di cui poi parleremo nel corso del TMV News, però iniziando da Ibrahimovic ti chiedo perché secondo te può finire al Bologna? Ma per Sinisa Mihajlovic l'ha sostanzialmente fatto capire anche lo stesso Zlatan Ibrahimovic, c'è un rapporto particolare con il tecnico rossoblù che sta vivendo una stagione molto difficile, diciamo molto emozionante, anche se ovviamente nata da una da un fatto diciamo sfortunato, dalla malattia che lo ha colpito, ma sta veramente appassionando tutti i tifosi di calcio, un po' tutti tifiamo Bologna in questa stagione, e probabilmente anche Ibrahimovic. Sarebbe una sfida inedita per la sua carriera, cioè andare dove non può vincere, di certo. Fatto non ha mai giocato in una piccola squadra se non veramente all'inizio nel Malmo, perché poi già l'Ajax non è una grandissima a livello europeo, però era la squadra più forte d'Olanda, e quindi io non so se ci andrà davvero, però per diventare il re dove non lo è mai stato potrebbe essere anche una motivazione ulteriore al di là appunto di Mihajlovic, che comunque credo resti il fattore principale per le speranze del Bologna. Tra poco sentiamo anche le valutazioni su Ibrahimovic da parte di Lorenzo Di Benedetto, prima però il commento, le impressioni, le sensazioni di Furio Valcareggi. Ibra, io credo tantissimo a lui, perché la sua presunzione mi affascina, mi la condivido e sarei come lui. E quindi se lui dice che sta bene, mi fido ciecamente, faccio ancora la differenza. Ora in America smetto io, tornano a vedere il baseball, ha detto. È incredibile, ma lui è convinto perché ancora non ha mai tradito se stesso. Quello che ha promesso l'ha sempre mantenuto. Credo, il Bologna non lo so, Bologna, sì, l'affetto che ha con Sinisa, tutto vero, però se c'è Milan... Noi siamo Bologna, se c'è il Milan va al Milan credo, perché poi il Milan deve fare qualcosa per incoraggiare San Siro ad avere ancora un po' di pazienza per i rossoneri, capito? Quindi il Milan sarebbe forse il colpo di teatro che più rende al Milan e in campo e fuori. E allora Lorenzo Di Benedetto, oltre a commentare le parole di Furio Valcareggi, perché davvero Ibrahimovic potrebbe finire al Milan? Perché è il giocatore perfetto per il Milan, per ritirare su la stagione del Milan. Mi riaggancio alle ultime parole di Furio Valcareggi, può dare tanto in campo, ma può dare tanto soprattutto fuori dal campo, nello spogliatoio, i tanti giovani che ci sono nella rosa di Stefano Pioli imparerebbero tanto da Ibrahimovic. Bisognerebbe vedere con che spirito Ibrahimovic entrerebbe nello spogliatoio del Milan. È chiaro che la dirigenza, Boban, Maldini, Gazzidis dovrebbero fare un po' una lavata di capo a Ibrahimovic, perché comunque non può presentarsi nello spogliatoio dicendo io sono il più forte, voi non siete niente, come ha fatto già a volte nella sua carriera, perché avrebbe probabilmente... non servirebbe questa cosa nella testa dei giocatori del Milan, che hanno bisogno di un leader, sì, ma un leader pronto a trascinare, pronto a prendersi sulle spalle questa squadra, un po' come è successo con Ribéry alla Fiorentina, perché di fatto i tanti giovani che ci sono nella rosa viola si sono aggrappati a Franck Ribéry e guarda un po', la Fiorentina è andata in crisi all'inizio del campionato, quando Ribéry ancora non era pronto, e nelle 3 giornate in cui Ribéry è stato squalificato. Quindi sicuramente Ibrahimovic sarebbe l'uomo perfetto per il Milan. Bisogna vedere che cosa succederà in questo mese, perché se Piontek o Leao iniziassero a segnare con continuità sarebbe più complicato per il Milan poi
prendere un Ibrahimovic che chiaramente non andrebbe al Milan per fare panchina o per essere, o per non essere una star. Quindi ancora dobbiamo valutare bene che cosa potrà succedere in questo mese. La decisione Ibrahimovic la prenderà intorno alla metà di dicembre, perché il suo contratto scadrà il 31 dicembre, e quindi adesso ultime cartucce per Piontek e Leao. Se non si sbloccheranno, il Milan penso che andrà dritto su Zlatan Ibrahimovic. C'è un altro parere interessante adesso da ascoltare, quello di Renzo Olivieri, che da allenatore del Bologna ha allenato anche Roberto Baggio. Sentiamo quindi che cosa pensa a proposito di un eventuale arrivo in rossoblù di Ibrahimovic. Ma ci sta anche se Bologna va alla ricerca, via via a Bologna vengono fuori queste idee del nome. Bisogna vedere se Ibrahimovic ha ancora la forza e la voglia, perché andare nel Bologna di oggi si tratta di andare in una situazione che non è facile, portare entusiasmo, affetto non ce n'è bisogno perché intorno a questa squadra c'è tanto affetto, grazie a Mihajlovic, grazie ai tifosi, grazie alla stampa, c'è stata coesione intorno a questa squadra. Probabilmente c'è bisogno di qualcosa in più davanti, Ibrahimovic potrebbe essere. E rispetto all'arrivo di Baggio, che cosa rappresenterebbe l'acquisto di Ibrahimovic? Ma i momenti sono particolari, i momenti sono particolari. Allora non eravamo in difficoltà, Baggio era la ciliegina sulla torta, oggi c'è necessità, quindi il discorso è totalmente diverso. L'ultimissima, sempre sul campionato, si ricomincia con un duello Juventus-Inter, si va verso questa sfida. Sì, non vedo altro. La Juve, secondo me, non sta andando bene, non sta andando al massimo. Sta giocando bene. Non è al massimo, ma le vince tutte. Quindi quando comincerà a giocare anche bene, le ultime partite l'ha vinta un colpo di uno, un colpo di un altro. Però quando comincerà a giocare anche meglio non ci sarà storia, via. Credo che l'immagine di questo campionato sia la partita di Milano, dove la Juve ha giocato una grande gara, l'Inter ha giocato una grande gara, ma si è visto che c'è una grande differenza sul piano Però forse tecnico. Sarri, si è un po' adeguato alle caratteristiche dei giocatori senza voler imporre a tutti i costi le sue idee? Ma è l'intelligenza di un allenatore questo, se vai a forzare il modo di giocare i giocatori importanti che per una vita hanno fatto certe cose, l'allenatore sbaglierebbe, quindi ha cercato, secondo me, di portare le sue idee adeguandole al materiale umano che ha a disposizione. Parlato di un divario netto, Olivieri, tra Juventus e Inter, rifacendosi anche a quello che è successo proprio nella partita di San Siro con la vittoria dei Bianconeri. Divario netto che è stato costruito negli anni dai Certo. Bianconeri. Il gap chiaramente quest'anno è diminuito, però c'è sempre. No, ma c'è, voglio dire, se mettiamo a confronto le rose di Juventus e Inter, la differenza è sostanziale. Ed è il motivo per cui Conte sta richiamando all'ordine i suoi dirigenti. Ormai sono più di una volta ci sono state delle schermaglie tra il tecnico e la dirigenza a livello mediatico. E il segno che sta alzando l'attenzione, ma la Juventus B, cioè le 11 riserve della Juve, probabilmente se la vedrebbero alla pari con la squadra titolare dell'Inter. Perché tu metti Odibala o Higuain, metti Bernardeschi, cioè il divario c'è, Buffon in porta, voglio dire, il divario c'è, cioè, l'Inter sta facendo grandissime cose, la Juve magari non gioca proprio al 100% se vogliamo, però poi anche Olivieri l'ha detto, le vince tutte, quindi insomma, la vedo difficile, insomma, che possa non esserci il nono scudetto consecutivo per i bianconeri. Restando sulla Juventus, Cristiano Ronaldo nelle ultime ore ha provato a smontare il caso che lo vedeva protagonista dopo la sostituzione avvenuta contro il Milan al 55esimo minuto. Si è parlato tanto di quel che è accaduto, perché poi comunque Cristiano Ronaldo era rientrato subito negli spogliatoi, aveva lasciato lo stadio prima della fine della partita. Ha detto Cristiano Ronaldo: non stavo bene, è stato creato un caso e quindi è giusto chiuderla qui. Sono state troppe polemiche, ma il punto di vista di Ronaldo è davvero condivisibile oppure probabilmente anche un po' ritrattato rispetto a quello che realmente è accaduto?
No, ha ritrattato sicuramente, poi il caso si è creato per un semplice motivo, anzi per due semplici motivi. Il primo è che non si è fermato in panchina dopo la sostituzione, il secondo è che ha lasciato lo stadio prima della fine della partita, quindi è chiaro che si vada a creare un caso. Poi, prima di tutto, Cristiano Ronaldo ha risposto sul campo perché ha risposto davanti alle telecamere dicendo il capitano sta bene, sta molto bene. Poi si è spostato sul campo, 4 gol in 2 partite contro avversari sicuramente non difficilissimi da affrontare, però i gol li ha fatti, prima una tripletta e poi il gol di ieri sera. Quindi è un Cristiano Ronaldo che è chiaro, ha parlato dopo aver dimostrato di essere sempre il solito Cristiano Ronaldo, almeno dal punto di vista realizzativo. Adesso tornerà alla Continassa, parlerà con Maurizio Sarri. Il caso in casa Juventus non c'è e non ci deve essere, perché comunque la Juve ripartirà dalla prossima partita in campionato. Poi c'è la Champions contro l'Atletico Madrid. Quindi è una Juventus che ha bisogno di serenità ed è una Juventus che ha bisogno del miglior Cristiano Ronaldo. Adesso le cose sono due: se al rientro, quando ricomincerà la Serie A, la Juventus scenderà in campo e Cristiano Ronaldo farà uno o due gol, il caso sarà completamente finito. In caso in cui Cristiano Ronaldo giochi come ha giocato nelle ultime partite con la maglia della Juventus, siamo curiosi di capire che cosa farà Maurizio Sarri, se lo sostituirà un'altra volta dopo le due sostituzioni, prima in Champions e poi in campionato, oppure se lo lascerà in campo per tutta la partita. Quindi chiaramente l'appuntamento è al prossimo fine settimana, staremo a vedere, però adesso sembra essere tornato il sereno. Severo nei confronti di Cristiano Ronaldo, Ciccio Graziani che è intervenuto a TMV Radio, ascoltiamolo. Ma è un controsenso perché lui ha avuto un comportamento evidente a tutti e poi adesso ritrae dicendo altre cose e quindi non c'è una logica in quello che lui ha detto, perché abbiamo visto tutti il comportamento che ha avuto. Ora nella vita si può sbagliare tutti, Certo. però io avrei preferito che Ronaldo avesse: guardate, siccome c'avevo un po' male al ginocchio, non stavo giocando bene, quando mi ha sostituito mi sono talmente arrabbiato con me stesso che ho preso, me ne sono andato negli spogliatoi e sono andato a casa. Ecco, questa è la versione giusta secondo me. Io non credo che neanche debba stare lì, ritorna nello spogliatoio, abbraccia i compagni, gli dirà: guarda, ho avuto un momento così di giramento di scatole, è andata così. Ma dire il contrario di ciò che lui, Ha per come si è fatto, comportato, certo. insomma, un po' mi delude Ronaldo, perché io voglio che le persone siano sempre reali, siano vere. Se sbagli, ci sta, assumiti la responsabilità, ma nessuno ti condanna, non è che ti diamo qualche giorno di galera. È No, no. sbagliato, pazienza. Può Però capitare, io può capitare. questo controsenso tra ciò che tra come si è comportato e quello che poi dice in un secondo tempo, francamente a me personalmente non mi piace questo tipo di comportamento. E allora doveva ammettere di aver sbagliato Cristiano Ronaldo, e cosa farà al momento in cui rincontrerà i propri compagni nello spogliatoio alla Juventus? Ma intanto gli pagherà una cena, da quel che abbiamo capito, e per quanto se la possano permettere tranquillamente tutti quanti, sarà comunque un gesto apprezzabile. Poi Vediamo che ristorante sceglierà, ecco. penso che qualsiasi ristorante Stellato se lo scelga, può sì, permettere. almeno cioè, magari 4 stelle Michelin le fa aggiungere un'altra posta. No, voi pensate davvero che Cristiano Ronaldo possa dire ho sbagliato? Cioè, secondo me sono due parole che non esistono nel suo vocabolario. Quindi non sono d'accordo con Graziani quando dice non è stato vero. No, Cristiano Ronaldo è stato verissimo e rispondente al suo personaggio. È un atleta che per quello che ha fatto si sente superiore a chiunque altro. Poi a seconda dei giudizi può esserlo o non esserlo, ma è un'altra questione, e probabilmente non dirà mai nella sua vita di aver sbagliato. Cioè, questo è il personaggio Cristiano Ronaldo. È un po', prima parlavamo di Ibrahimovic, in un certo senso è un personaggio simile, anche da Ibrahimovic io non credo che leggerò mai queste due parole ho sbagliato. Ronaldo ha detto, comunque ha fatto una concessione a Sarri, perché bene o male ha detto che no, non era al meglio, quindi comunque ha convalidato le parole del proprio allenatore, e dovrà rispondere, come diceva Lorenzo, sul campo. Alla fine è quello che fa la differenza, ed è lì che la Juventus si aspetta una reazione da parte di Ronaldo, come al solito, più in Champions che in campionato, perché poi il campionato si va avanti anche senza Ronaldo. La massima competizione continentale è il suo habitat, e passare al primo posto del girone sarebbe ovviamente fondamentale.
In 30 secondi può scoppiare alla Juventus un altro caso Emre Can che continua a lamentarsi del suo impiego? Scoppia ogni volta che ci sono le nazionali, perché di fatto chiaramente non parla quando è in veste bianconera, perché i giocatori già parlano poco, poi comunque lui gioca pochissimo e non viene mandato in zona mista dopo le partite. Quando va in nazionale riesce sempre a sfogarsi, questo perché? Perché chiaramente i giornalisti tedeschi non vedono l'ora di sentire, di titolare con le parole di Emre Can, che comunque ci è rimasto malissimo dall'esclusione dalla lista UEFA, che ormai risale allo scorso settembre, non gioca con continuità, ha fatto anche una sorta di lapsus avuto, perché ha detto non sono mai partito dal primo minuto, in realtà una volta con Lecce è partito anche dal primo minuto quest'anno, e guarda un po' una delle due partite che la Juventus ha pareggiato in campionato. Detto questo, il caso Emre Can diciamo che non si è mai chiuso, quindi non può riaprirsi, perché è sempre aperto il caso Emre Can. Forse ci aspettavamo qualcosa in più dal giocatore, nel senso, inutile parlare tutte le volte che si va in nazionale, magari si fosse allenato al 150% in settimana, Sarri gli avrebbe dato anche qualche occasione in più. Noi non vediamo gli allenamenti e quindi non lo possiamo sapere, però sicuramente non è il migliore Emre Can che abbiamo visto da quando è in Italia. Ivan, ti piace il calcio femminile che è in grande crescita? Beh sì, è un movimento in grande crescita, c'è stato il buon exploit dell'Italia ai mondiali, il mondiale di Francia, i recenti mondiali femminili di Francia, ci sono delle squadre competitive, siamo ancora un po' dietro, però stiamo recuperando terreno e sta diventando appetibile per tanti tifosi come prodotto. E oggi nella sede della Lega Pro a Firenze si è tenuto un interessante incontro sul presente e sul futuro del calcio femminile, e a questo proposito sentiamo il parere, il punto di vista del vicepresidente della Lega Pro, Cristiana Capotondi. Un gioco da ragazze, c'è sempre più attenzione mediatica nei confronti del calcio femminile, sempre più interesse, si aspetta anche un'ulteriore crescita? Ma insomma, la giornata di oggi vorrebbe un pochino mettere insieme tutte le componenti e tutte le serie. Oggi abbiamo in sede di Lega Pro un incontro che è aperto alla Lega Nazionale Dilettanti, è aperto chiaramente alla Lega Pro, alla Serie A, alle Serie B, alle componenti, quindi l'idea è quella di fare un discorso collettivo per cercare di creare un sistema che dialoghi e che faccia in modo che queste bambine che vengono reclutate principalmente con i centri federali territoriali, con il settore giovanile scolastico, poi possano iniziare un percorso e magari, perché no, arrivare in nazionale. Sicuramente abbiamo bisogno di allargare il campione nel quale andare a pescare le campionesse, scusate l'utilizzo della stessa parola, ma se diciamo cresciamo come numero di tesserate abbiamo più possibilità di incontrare delle campionesse poi da portare nelle nazionali. La Serie A e la Serie B lavorano molto bene, noi abbiamo una serie di club che a livello di Lega Pro lavorano bene, quest'anno abbiamo chiaramente sempre l'obbligo delle 20 tesserate under 12 e l'obbligo di avere per ogni club di Lega Pro maschile un club femminile all'interno del club, quindi una sezione femminile under 15, quindi la nostra attenzione è totale da parte di Lega Pro, da parte della federazione, faccio parte anche del tavolo per lo sviluppo del calcio femminile, quindi l'attenzione che le ragazze mondiali hanno portato sul calcio femminile sicuramente è un volano utile affinché però si lavori in questa direzione. Da un punto di vista personale, che bilancio fa del suo ruolo dopo insomma, aver conosciuto ancora più da vicino questo mondo? Ma intanto sono molto contenta di aver avuto questa opportunità e di poterlo fare ad alti livelli. La Lega Pro è una scuola straordinaria, ci sono molte donne che lavorano in Lega, sicuramente la parte politica è un po' una novità, la presenza appunto di una donna come vicepresidente. È un lavoro a titolo gratuito che mi prende pienamente come se fosse il mio lavoro, perché ho una grande passione, ce l'ho sempre avuta, e starci dentro è un regalo prezioso e quindi ancora di più ho voglia di fare. E questa mattina è intervenuto sul tema anche il presidente dell'Asso Calciatori, Damiano Tommasi, sentiamo il suo parere. Sicuramente è giusto farlo, è giusto anche in queste occasioni celebrare quello che è stato fatto e magari qualche pacca sulle spalle per incentivare a continuare, anche perché è un movimento che, come abbiamo detto da qualche anno come associazione calciatori, può solo crescere. Erano i mondiali del 2011 in Germania, avevano dimostrato quello che è il potenziale, le Olimpiadi di Londra altrettanto, insomma è un movimento sul quale si deve investire, si deve continuare ad investire, e credo che la percezione quantomeno sia cambiata, che non si parla più di un costo ma si parla di un investimento, e già questo è un primo passaggio culturale che sicuramente dobbiamo ormai dare per assodato e continuare.
Lorenzo Di Benedetto, la tua calciatrice preferita? Alia Guagni, giusto perché eravamo a Firenze oggi. Perfetto, perfetto. Allora, poi approfondiremo anche il discorso in un'altra occasione, sempre sul calcio femminile. Grazie anche ad Ivan Cardia, oltre che a Lorenzo Di Benedetto. Grazie a te. E grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento di serata.